L'emozione è tanta sicuramente, perché una gara ha sempre il suo fascino, fatta di notte così, soprattutto con una... con un tempo come questo, con percorso, quando arrivi anche ai ristori, che c'è un sacco di gente, senti le grida, anche se sei dietro delle posizioni, comunque ti dà un bel, una grande soddisfazione. C'è la tensione, c'è l'emozione, felicità, tutto il fattore emozionale di una gara comunque impegnativa. Sai che comunque hai davanti una bella fatica, è una bellissima gara. Per un atleta sci-alpinista farlo una volta nella vita merita. Dal primo passo fino all'ultimo devi dare il tutto, ma veramente tutto, in discesa, mollare giù a tutta. Essere sempre presenti a Serra Ronda dopo tanti anni è un'esperienza unica. Veniva la pelle d'oca vedere tutta quella gente che urlava e che faceva il tifo con ogni mezzo, campanacci, fisarmoniche, chitarre, urla, brindavano anche di tutto. Quest'anno, con la luna piena, sereno, non fa freddo, è una cosa stupenda, perché c'è il paesaggio di giorno è uno, di notte con la luna è un altro, e se la luna è nato proprio causa una gita in notturna con le pelli tanti anni fa. Sinceramente non credevo di riuscire a vincere oggi, perché c'era un livello spaventoso, e aver vinto è un sogno. Oggi è la vittoria degli operai, di me e di Pietro. È stato fantastico, non avrei mai pensato di arrivare qua da vincente. Certo, ci speri, no? Dopo vincere è un'altra cosa, con la gente che c'era qua stasera, con Lenzi, Panzer, Rai Keger, e Ulzenek, arrivare qua e averne per lasciarli dietro è stata una soddisfazione grandissima. Il record è stato battuto e non si sapeva chi l'avrebbe battuto, secondo me.
e siamo riusciti a batterlo io e Pietro, e intanto per un anno è nostro, poi si vedrà. È andata bene anche questa volta, è sempre un piacere essere qua, è una gara che è andata bene sin dall'inizio alla fine, siamo partite regolari, abbiamo tenuto il nostro ritmo, siamo riuscite in tutto, anche le discese, non abbiamo mai preso rischi, è andato tutto regolare, poi anche la temperatura è stata veramente dalla nostra parte, perché è molto importante in una gara lunga così. Lei era arrabbiata l'anno scorso che avevamo battuto io e Mireia il record, che prima era mio e è suo, e quindi quest'anno abbiamo dovuto a tutti i costi rifarlo, ce l'ho messa tutta perché se no non le andava proprio giù che il record fosse mio e di Mireia.